La radio ne parla. Della radio ne parla. Oggi, primo giorno di gare paralimpiche, siete la vita, ha detto ai nostri atleti il presidente Mattarella, di parlare di sport per le persone disabili e provare ad andare un po' oltre la retorica di chi afferma certo che è un diritto, senza però andare a verificare se ad esempio esistono strutture pubbliche accessibili. Era difficile, è difficile non rimanere entusiasti di fronte a tanta vitalità, di fronte a tanta gioia di vivere, gioia di fare, sentire che quella è la strada giusta. Naturalmente parleremo anche di doping. Vincenzo Manco, abbiamo detto, presidente WISP, due domande subito gliele voglio fare. Quanti sono le persone in Italia, persone con disabilità, che praticano sport e quante quelle che vorrebbero praticarlo? Ma guarda, adesso il numero preciso sarebbe anche difficile indicarlo, perché ecco, io mi soffermerei più sulla seconda domanda, ce ne sarebbero tantissime, ma io intanto voglio sottolineare l'apprezzamento come presidente della WISP per lo spazio che state dedicando e per il taglio appunto non retorico su questo tema, perché noi siamo di fronte in questo paese alla necessità di dover affermare attraverso le paralimpiadi sicuramente la pari dignità e la pari opportunità di medagliarsi, mi passi questo termine, ma nello stesso tempo abbiamo un mondo della disabilità che ha bisogno di strutture che devono essere attrezzate, quindi per l'abbattimento chiaramente degli ostacoli e delle difficoltà, e nello stesso tempo la costruzione dal basso delle pari opportunità che siano legate alla pratica sportiva più indirizzata verso la prevenzione, la promozione della salute e soprattutto l'autonomia personale. Sentivo il commento del padre non più Ghetti: bene la medaglia, ma nello stesso tempo creare condizioni di opportunità sempre più ampia per tutto il mondo della disabilità da vivere lo sport insieme ai cosiddetti normodotati, perché è anche sul linguaggio e sulle parole che si rischia spesso, voglio dire, la retorica. Ecco, c'è un mondo che è rappresentato con i 4.300 atleti che rappresentano il mondo della disabilità alle Olimpiadi, ci sono cifre molto più alte nel nostro paese che invece hanno bisogno di strutture, di persone, di istruttori che dal basso permettono questo tema del acquisto della propria autonomia personale, della prevenzione e promozione della propria salute. È così che si garantiscono i veri diritti per tutti. Allora Manco, io ovviamente la ringrazio per l'apprezzamento, per il tono con cui stiamo trattando questo tema, ci sembra d'obbligo farlo così. A questo punto, visto che siamo in vena di cortesia oggi, dico a tutti che voi oggi come WISP sarete premiati dall'Unione Italiana Ciechi per quello che fate per lo sport, e riteniamo che questo sia qualcosa per lo sport e per tutti. Tanto impegno, tanta passione e poi soprattutto l'importanza di incontrare le persone giuste lungo la strada. Queste persone devono stare anche in strutture apposite nel senso per tutti, appunto. Andiamo con Maria Grazia Putini in uno di questi centri sportivi per tutti. La radio ne parla. Il centro sportivo Fulvio Bernardini nel quartiere di Pietralata a Roma è un'immensa struttura attrezzata dove tutti, ma proprio tutti, possono venire per correre, per giocare a calcio, per nuotare, per fare ginnastica, per arrampicare. Gianluca Di Girolamo è il presidente. Che cosa serve ad un centro sportivo perché sia adatto anche a chi ha un difetto fisico o un handicap? Al di là delle barriere architettoniche che ovviamente vanno eliminate, bisogna eliminare le barriere culturali. Noi diciamo sempre che tutti diversi, tutti abili. Quante sono le persone con disabilità? Non le abbiamo mai contate. Non lo sappiamo, non ci interessa, non è un numero. Faccio un esempio, noi abbiamo ricevuto da parte del CONI la visita del Comitato Roma 2024. Quando abbiamo spiegato che alcune di queste corsie sono occupate da ragazzi con disabilità, con ragazzi con problemi di ogni ordine e grado, ma che non fanno attività agonistica, che non fanno nuoto libero, che non fanno scuola nuoto, ma che sono altro, bene, quella casella è vuota, per loro è una corsia vuota. Una terapista, Grazia Maggio. Chi sono le persone con disabilità che si rivolgono a voi e in che modo intervenite con loro? Noi lavoriamo principalmente con l'autismo, con bambini e ragazzi con autismo. La terapia multisistemica in acqua si svolge quando possibile proprio durante i corsi di scuola nuoto, quindi c'è il bimbo con la terapista e l'istruttore con il resto dei bimbi che appartengono al corso di
scuola nuoto. Tra gli obiettivi che abbiamo raggiunto, oggi vantiamo una squadra di circa 150 atleti con disturbo della relazione autismo, che fanno parte di una squadra di nuoto a livello agonistico, e del terzo anno che ci confermiamo campioni d'Italia. Un'altra delle caratteristiche di questo centro sportivo è quella che ci sono delle persone non vedenti, adulte, che fanno l'arrampicata. Una parete di 16 metri con alcuni appigli per le mani, alcuni appoggi per i piedi. Loro non vedono e salgono. Andrea è l'aiutante dell'istruttore. Per me non è una disabilità, è solo un modo diverso di approcciare alla stessa passione. Marco, lei ha voglia di raccontarmi che cosa le è successo? Io ho una malattia genetica che si chiama miopatia congenita concores. Comporta una disabilità abbastanza accentuata agli arti inferiori, e quindi la piscina è uno dei pochi posti dove io posso fare un nuoto, anche se usando poco le gambe. Questo sfogo del corpo mi aiuta molto. Che cosa succede con gli altri? Ma quando si sta in piscina, diciamo che si pareggiano un po' le capacità, perché io mi sono accorto, per esempio, quando nuoto, a volte, siccome nuotavo anche prima quando stavo meglio, avendo un certo allenamento, magari io nuoto più veloce di una certa parte di persone che vengono qui, per esempio, a fare nuoto, perché nell'acqua, non essendoci la gravità, in qualche modo si pareggiano i conti. Vincenzo Manco, presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Chi vorrà in questi giorni, anche attraverso appunto le cronache, le radiocronache, le telecronache da Rio delle Paralimpiadi, potrà davvero scoprire un mondo particolare, un mondo pieno di intenzioni e pieno di talenti. Però la domanda è proprio questo: perché solo chi vorrà potrà farlo in questi giorni? Un minuto, Manco. Ma intanto abbiamo ascoltato dalle interviste del Fulvio Bernardini in poi alle testimonianze dei cittadini la bellezza dello sport, è quella la bellezza dello sport, e ottenere piena cittadinanza attraverso la pratica per il benessere proprio e degli altri. E questo riguarda il modello sportivo italiano, la cultura sportiva. Al sistema sportivo e alle istituzioni noi chiediamo di modificare il modello dello sport italiano. Perché accade quello? Quando si parla di mantenere accesa la fiaccola olimpica, vuol dire mantenere accesa certo, la possibilità per tutti di poter praticare lo sport e attraverso quello sentirsi pieni cittadini. Certo, mi lasci.